Perfetto, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro di Marzi Car Sharing. Ormai ho perso completamente il conto, penso saremmo arrivati quasi a 20 incontri. E quest'oggi sarà un incontro che ho definito frizzantino. Parleremo di dialetti con lo studioso di linguistica presso l'Università di Torino, Enzo Santilli. E come sempre vi ricordo il Marzica Sharing, la prima parte dell'incontro è dedicata alla presentazione, poi la seconda parte invece, nella seconda parte lasceremo spazio a domande, potete farci domande in chat chiedendo la parola, quindi scrivendomi prenoto o vorrei fare una domanda o scrivendo direttamente la domanda. E ovviamente per chi ci segue da Facebook potete farci domande sui commenti della diretta e noi riporteremo le vostre domande a Enzo. A questo punto lascio la parola ad Enzo e buon incontro. Ok, mi si sente? Spero, mi date conferma? Ok. Sì, perfetto, ti sentiamo. Buonasera, buonasera a tutte e tutti, innanzitutto, e grazie alla Crew, chiamiamola così, di Marsica Sharing, per l'opportunità, in particolare a Giorgio che, come dire, mi ha sopportato oltre ogni ragionevole dubbio durante gli ultimi giorni. Io leggerò il mio intervento perché ho tante cose da dirvi, il tempo a disposizione è quello che è, non mi vorrei dimenticare nulla e quindi mi dovrete sentire leggere anziché fare un ispirazionale intervento a braccio con buona pace di chi ama questo tipo di presentazione. Mi avvio il timer e cominciamo. Dunque, io questa sera vi parlerò dei dialetti dell'Abruzzo e della Marsica. E per capire in che ambito ci stiamo muovendo, è forse necessario sgomberare il campo da ogni equivoco e capire come prima cosa quale differenza c'è fra lingua e dialetto. Dunque, dal punto di vista interno, di un codice linguistico, cioè dei pezzi, se così vogliamo definirli, che lo compongono, un dialetto come il napoletano, con circa 6 milioni di parlanti sparsi per il mondo, ha la stessa dignità dell'italiano. Ma lo stesso vale anche per il dialetto parlato a Cesoli, frazione di Ortona dei Marsi che conta 33 parlanti. Tutti e tre, quindi italiano compreso, hanno infatti una grammatica, una sintassi, un proprio vocabolario e un modo di articolare i suoni che li rendono unici, diversi e riconoscibili. La differenza fra lingua e dialetto va colta quindi non da un punto di vista interno, ma guardando le lingue. Non in base a come sono fatte, appunto, ma in base a come si posizionano quando vengono calate nel contesto sociale. E come appare chiaro dalla citazione che qui vi riporto dal manuale di sociolinguistica di Gaetano Berruto e Massimo Cerruti, un dialetto è tale prima di tutto se è un sistema linguistico subordinato a una lingua standard. Una lingua standard. E qui cito ancora Berruto dall'Enciclopedia dell'Italiano Treccani, una lingua standard se vale come modello di riferimento per l'uso corretto della lingua e per l'insegnamento scolastico. Stiamo quindi parlando dell'italiano e non del napoletano o del cesolano. Inoltre, un dialetto con questa lingua standard sarà strettamente imparentato e il napoletano e il cesolano lo sono, perché sono entrambe sorelle di quel fiorentino del 300, da cui poi sarebbe derivato l'italiano. Inoltre, punto 3, un dialetto ha una diffusione reale più limitata rispetto a una lingua nazionale, e infatti la comunità linguistica parlante il napoletano si ritrova per la maggior parte in Campania, quella del cesolano a Cesoli. E infine, e anche questo vale sia per cesolano che per napoletano, ma non per l'italiano, i dialetti coprono gli usi bassi, propri di situazioni socialmente non impegnative. Ovvero, parleremo dialetto con gli amici al bar, con i cugini al mercato, ma non in presenza del Presidente della Repubblica o del Papa, momento in cui chiaramente sceglieremo l'italiano. Io poi qui vi avevo messo alcune slide, devo andare sull'altro PC, che ben spiegavano magari come figure quali Dante e Silone avessero avuto delle belle intuizioni di natura dialettologica, per così dire, ante litteram. Ma visto che il tempo a nostra disposizione è quello che è, questi sono prevalentemente fun fact, semmai ne parliamo dopo la presentazione, in sede di dibattito. Ci possiamo dunque addentrare nel tema centrale di questo intervento.
Nel farlo è forse saggio capire, prima di tutto, qual è la portata della diversità linguistica entro i confini nazionali italiani. Nelle slide vedete due carte. Sulla sinistra c'è la carta dei dialetti d'Italia, di Giovan Battista Pellegrini, edita nel 77 e oggi sicuramente perfezionabile, ma talmente completa da costituire ancora oggi un validissimo strumento da cui partire per un'indagine di tipo dialettologico. Notate che nella carta sono ben distinguibili diverse zone in base ai colori che le ricoprono e ognuno di essi, ognuno di questi colori, corrisponde grosso modo a un gruppo omogeneo di lingue dette di sostrato, ovvero quelle lingue che venivano parlate in quelle zone d'Italia prima della conquista romana. I romani, infatti, non imposero mai il latino alle popolazioni conquistate, se non negli ambiti ovviamente militari e istituzionali. Quindi le lingue che si trovavano in un determinato luogo prima dell'avvento di Roma continuarono a evolvere, naturalmente, con qualche importante eccezione, come l'etrusco, sebbene fortemente influenzate dal prestigio del latino. Quindi, al nord vediamo una grande area gialla, che io potrei anche selezionarvi se trovassi il mouse, vabbè, la vedete. E qui, prima del latino, erano parlate delle lingue cosiddette gallo-italiche e venete. In verde c'è l'area dei vernacoli toscani, da cui poi è nato l'italiano. La Sardegna, che costituisce spazio linguistico a sé, è marrone, mentre la parte che interessa a noi è quella rosa, chiaramente, dove prima si parlavano tante lingue dette italiche, fra cui rientrava l'antico marso. Noterete che l'area meridionale estrema è di un altro colore, perché in essa si trovano tratti sì comuni al centro-sud, ma anche tratti peculiari, non presenti altrove nel meridione, dovuti prevalentemente a fatti storici unici che hanno segnato le vicende di Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Comunque, la presenza di grandi famiglie linguistiche, molto diverse fra loro, prima dell'avvento dei Romani, ha costituito la base, o almeno una delle basi, per la diversificazione dei dialetti come li conosciamo oggi. E tale diversità si intuisce anche studiando i dialetti in vivo, oltre che ripercorrendone la storia a ritroso nel tempo. Come? Ad esempio con gli strumenti che vediamo nella cartina di destra, tratta da un'opera dell'importante linguista tedesco Gerhard Rolfs. Qui vedete una serie di linee che in linguistica vengono definite isoglosse. Un'isoglossa rappresenta un confine, il limite oltre il quale un determinato fenomeno linguistico non si spinge. Da un lato della linea avviene una determinata cosa, dall'altro no. Comparando le due cartine, noterete che più o meno a ridosso dei confini delle antiche aree linguistiche queste isoglosse si addensano, ovvero c'è un accumularsi di fenomeni che arrivano fino a un determinato punto e poi iniziano a rarefarsi fino a sparire. A questi due fasci di isoglosse sono stati dati i nomi di linea La Spezia Rimini, quella settentrionale, che comunque sarebbe più preciso denominare Massa Senigallia, e qualcuno lo fa, e a sud invece quella che vedete in basso è la Roma Ancona. A nord della La Spezia Rimini troviamo fenomeni linguistici propri dei dialetti del settentrione, a sud della linea Roma Ancona invece avvengono fatti, che non si spingono al di là di quella linea. Vediamone un paio di esempi concreti, perché così in astratto capisco che. La linea La Spezia Rimini costituisce ad esempio il confine meridionale oltre il quale non si spinge un fenomeno abbastanza tipico dei dialetti del nord, ovvero il fatto che le consonanti sorde del latino, poste fra due vocali, tendono a diventare sonore, come nel caso della cosiddetta lenzione di P in V. E vediamo infatti che il latino capellum dà a Torino cavei, nella forma plurale immagino, a Bologna cavi e a Saludecio, in provincia di Rimini, cavello. Mentre già a Pietralunga, in provincia di Perugia, quindi al di là della La Spezia Rimini, abbiamo Capelli, a Trasacco, Chiapiglie e a Conidoni, che è una località in provincia di Vibo Valentia, Capigli. Al contrario, un tratto tipico dei dialetti centro-meridionali è la tendenza a mettere il possessivo dopo il nome. E infatti vediamo che di nuovo a Conidoni abbiamo figlio ma, col possessivo alla fine, a Trasacco figlie ma, a Pietralunga figlio mio, e al di su della linea Roma Ancona troveremo mi fiol in provincia di Rimini, mi ragasol a Bologna, mi fiol a Torino.
Chiaramente negli esempi che vi porto, nelle località, le ho scelte per qualche mio interesse personale, queste sono quelle riportate dall'AIS, l'Atlante riportate nell'AIS, l'Atlante linguistico ed etnografico dell'Italia e della Svizzera meridionale, finito di pubblicare oramai quasi un secolo fa ed oggi consultabile comunque gratuitamente all'indirizzo che vedete riportato in slide. Per la Marsica ho scelto Trasacco perché appunto è stato uno dei pochi punti della zona indagati dagli estensori dell'Atlante. E veniamo appunto all'Abruzzo. Dunque, per quanto riguarda ciò che sappiamo dei dialetti abruzzesi, va detto che nonostante ne abbiano trattato importanti studiosi, Paolo d'Achille, Ernesto Gianmarco, Ugo Vignuzzi e Francesco Avoglio, fra gli altri, a oggi si registra una totale assenza di studi di ampio respiro sui nostri dialetti. In altre parole, tutti sanno che esistono, ma nessuno li ha mai davvero studiati a fondo o descritti accuratamente secondo i canoni che il metodo scientifico impone. E salvo qualche sparuta e interessante eccezione, perché esistono anche delle pubblicazioni a riguardo, le uniche opere monografiche che ne trattano sono, nella migliore delle ipotesi, amatoriali, nella peggiore, fantasiose e quindi pericolose. Per non rubarvi troppo tempo, diremo che in Abruzzo si trovano sia dialetti appartenenti al gruppo mediano, i dialetti dell'Aquilano, del Tagliacozzano e del Carseolano, sia dialetti appartenenti al gruppo meridionale intermedio, il resto della Marsica. Anche i dialetti del gruppo intermedio abruzzese si dividono però in due gruppi, da un lato ci sono quelli orientali della zona costiera, dall'altro quelli occidentali, comprendenti i marsicani. Proviamo a capire meglio queste distinzioni con qualche ulteriore esempio. Dunque, la differenza più vistosa fra area aquilana, da un lato, e abruzzese orientale e occidentale, dall'altro, la troviamo innanzitutto nell'esito delle vocali finali, ovvero nel modo in cui finiscono le parole. Come vedete, e anche in questo caso gli esempi e le località sono tratti dall'AIS, i dialetti dell'aquilano tendono a mantenere le vocali finali originarie del latino, ve le segnate lì in verde. Vedete come a Sassa, vicino all'Aquila, sulcum da suligu, florem da fiore, ventum da endo, qui la vocale non si mantiene ma rimane comunque posteriore, e auriculam da orecchia. Sia invece nella parte costiera dell'Abruzzo che in quella occidentale, ma non aquilana, le vocali finali di queste parole tendono a scadere nella schwa, che la vocale indistinta, che magari oggi è più nota per le ragioni della sacrosanta lotta al sessismo linguistico, ma che l'abruzzese usava già before it was mainstream, se mi concedete la forma, e che qui vi ho segnato in rosso. Vedete, abbiamo anziché la U, la E, la O e la A di suligo, fiore, endo, orecchia, sempre una vocale indistinta alla fine. Ma abbiamo detto che esistono differenze tali anche da dividere il dominio centro-meridionale in area abruzzese in ulteriori due sottodomini. E queste differenze risultano abbastanza evidenti dal fatto che l'abruzzese orientale tende ad aprire le vocali mediane, ovvero la E diventa E, la O diventa O. Vedete che la schwa finale rimane sia a oriente che a occidente, ma se a occidente abbiamo soleg, a oriente abbiamo soleg, se occidente abbiamo fiore, oriente fiore, di qui vende, di lì vente, e infine orecchie e orecchie. Insomma, le vocali si aprono. Comunque, al netto delle distinzioni interne alle parlate abruzzesi, ci sono comunque alcuni fattori, forse non unici, ma fortemente caratterizzanti dei nostri dialetti. Fra i più singolari rispetto agli altri dialetti italiani, vi vorrei segnalare ad esempio il fatto che aquilano e abruzzese occidentale conoscono quattro generi, come avviene in una zona più ampia del centro-sud, all'interno di un sistema che, nell'importante lavoro sul genere grammaticale, Gender from Latin to Romance di Michelello Porcaro, questo sistema viene definito Neapolitan Type, e che qui vi ho cerchiato in rosso nella slide. Ecco, per quanto riguarda i dialetti della Marsica, un indicatore per individuare i quattro generi è l'articolo determinativo. E infatti vediamo che il cane prenderà l'articolo gli, almeno da dove vengo io, altrove sarà ye, io, a seconda della zona. La gatta prenderà l'articolo la. C'è poi un genere alternante,
simile a quello dell'italiano, col singolare maschile, Iov, e plurale femminile, le ova. E infine abbiamo questo articolo L, che è diverso da gli, che vi ho riportato in alto. Quindi non può essere maschile. Ecco, davanti ai nomi non numerabili, come vino o latte, oppure davanti a nomi astratti, come buono o scuro, i dialetti marsicani selezionano l'articolo del neutro, creando quindi un sistema a quattro generi. Qui vi riporto qualche esempio, di cui uno preso proprio dalle risposte date recentemente a una storia di Marsica Sharing. Vedete, chi scrive la risposta non dice io bono, come ci si aspetterebbe se dovesse dire io cano, ma dice lo bono, perché appunto buono è nome astratto e quindi di genere neutro. Di fianco avete altri due esempi, uno è un detto popolare riportato nel sito dell'Abruzzese Fuorisede, chiaramente un detto aquilano, dove si vede bene il contrasto fra you sacco, maschile, e lo stupido, neutro. Mentre sotto, in un estratto da una poesia di Ugo Buzzelli, vediamo come i generi ci sono tutti e tre. Ie patre, giallo, maschile, le scure, che è la quete, scusate, il rosso femminile, e le scure, che è un nome astratto, lì nel mezzo, che è neutro. Altro tratto, che in questo caso però si estende fino ai dialetti costieri e financo fuori regione, ma che è tipicamente abruzzese, è quello di un sistema di deittici spaziali tripartito. In altre parole, in abruzzese si usano conaggio, dimostrativi come questo e quello, come in italiano, ma anche codesto, che invece in italiano è considerato desueto o ridotto nell'uso comunque alle varietà toscane. Non vado alla tabella che vedete in slide, quella ve l'ho lasciata solo perché ci ho messo un sacco di tempo a farla e mi dispiaceva buttarla via. Però ecco, in abruzzese noi abbiamo dimostrativi per indicare qualcosa che è vicino a chi parla, esempio prendi questa forchetta, un dimostrativo per indicare qualcosa che è lontano sia a chi parla sia a chi ascolta, passami quel bicchiere, ma anche un dimostrativo per indicare qualcosa che è vicino a chi ascolta ma lontano da chi parla. Il corrispondente dell'italiano codesto, che in Abruzzo sarà so, sa, s, si e così via, a seconda del genere anche in questo caso. In italiano non diremmo mai passami codesta forchetta, ma in dialetto o in italiano regionale abruzzese una costruzione come passami sa forchetta o passami questa forchetta è perfettamente accettabile. Anche in questo caso vediamo rapidamente un esempio dal mondo reale, questo un cartello che è stato postato sulla pagina Instagram di Nato e Cresciuto in Abruzzo, che invita gli avventori a farsi appunto si capil, sarà quindi zona delle coste, non sti capil, perché appunto i capelli sono vicini a chi legge, ma non a chi ha scritto il cartello. Passiamo ora a qualche fatto di natura lessicale. L'abruzzese, come tutti gli altri dialetti italo-romanzi, ha attinto molto prima dal latino, da cui deriva direttamente, e poi dall'italiano, ma anche da altre lingue. È di origine longobarda, in Marsica, ad esempio, il nome di scurcola marsicana, da skulk, che indicava sentinella, avamposto. Così come bardash, termine per indicare il giovane ragazzo nei dialetti costieri, è di probabile origine araba, mentre lo sdiuno potrebbe provenire dallo spagnolo desayuno, ma questo è ancora da dimostrare. Ma l'Abruzzo ha dato anche qualcosa in cambio alle altre lingue. Il Gradit, che è un dizionario di massimo spessore ideato da Tullio De Mauro e oggi consultabile sulle pagine di internazionale.it, segnala come abruzzesismi certi le parole presentosa e parrozzo. C'è poi dibattito in letteratura sull'origine abruzzese, definita altrove probabile, ma mai del tutto certa, di parole come ferratelle, centerbe, scamorza, caciotta e caciocavallo. Quest'ultima è di particolare interesse, perché se si riuscisse a stabilirne l'origine abruzzese, ad accertarne più che altro l'origine abruzzese, non solo sarebbe un'ulteriore riprova dell'intenso contatto che in passato esisteva fra i dialetti delle nostre coste e l'altra sponda dell'Adriatico, ma certificherebbe che una parola abruzzese è diventata un prestito dal carattere internazionale. Nelle lingue slave, infatti, esiste il cascavagli, spero si pronunci così, e qui vi ho riportato una locandina che ho trovato su Facebook, scritta in macedone, ma stranamente in alfabeto latino e non cirillico, e una collega croata, Tomislava Bosniak, che mi ha aiutato a decifrarlo e che per questo ringrazio,
tra l'altro mi ha fatto presente che in croato il kashkavali è un tipo speciale di formaggio, secondo lei macedone o kosovaro. Insomma, la trafila che ha preso questo termine è ancora tutta da definire, sarebbe bello se qualcuno se la studiasse prima o poi. Concludiamo questa carrellata di tratti, se non esclusivamente tipici dell'Abruzzo, quantomeno peculiari, con alcune caratteristiche dell'abruzzese regionale, o meglio, quali sono i tratti che contraddistinguono la parlata abruzzese. Vennero accolti una dozzina dalla bibliografia di settore, non li commentiamo tutti per ragioni di tempo, ma magari ci possiamo soffermare ad esempio sul numero 4, diffuso in realtà in larga parte del centro-sud, ovvero il troncamento degli infiniti, andà per andare, vede per vedere e così via. Oppure il 10, l'uso di mo, dal latino modo, per dire adesso, ora, o ancora i tratti 1 e 2, nello specifico la ben nota, detta tecnicamente, sonorizzazione delle consonanti occlusive dopo consonante nasale, quindi quando diciamo cambo per campo, dente per dente, tando per tanto, che tanto infastidisce anche gli stessi parlanti nativi. E la pronuncia posta alveolare, questo è il tratto 2, sì, delle fricative alveolari, consonanti fricative, se seguite da occlusiva. Quando quindi diciamo questo, per questo, schiavo, sdentato. Un fenomeno che, per il dialettologo Francesco Voglio, sarebbe addirittura uno dei tratti che con più facilità consentono di riconoscere i parlanti provenienti dall'Abruzzo, ma che comunque a me pare abbastanza in regresso, soprattutto nelle generazioni più giovani. Concludiamo con una sezione che forse, ecco, ha tolto un po' di spazio a parlare, io guardo anche quanto tempo ci ho messo fino, ok, che forse ha tolto un po' di spazio ad altre sezioni più interessanti, grazie, che però per me era abbastanza importante comunicarvi, ovvero come tutelare i nostri dialetti per evitarne la scomparsa. Dunque, innanzitutto ci dobbiamo ricordare, qui intanto se vi annoio vi ho messo sto pezzo di d'annunzio, potete leggere lui anziché ascoltare me. Innanzitutto ci dobbiamo ricordare che il dialetto, se non una risorsa spendibile nel mondo contemporaneo, è di sicuro un modo per arricchire il nostro registro espressivo. Lo usiamo quando ci arrabbiamo, lo usiamo quando vogliamo parlare con le persone più anziane per farci capire meglio, lo usiamo nei momenti di goliardia fra gli amici. E questi momenti senza il dialetto sarebbero impossibili da vivere così come li conosciamo. Quindi, a patto di farlo nelle situazioni adeguate, parliamolo. Nessuno è mai morto di dialettofilia. In secondo luogo, è importante far capire alle istituzioni che la diversità linguistica è una risorsa per il territorio, non una condanna. In slide vi ho riportato estratti da due leggi emanate dalla Regione Abruzzo. La prima, del 95, come vedete nella parte evidenziata in rosso, tutelava le comunità immigrate in regione, cito, promuovendo iniziative dirette a favorire il mantenimento della loro identità linguistica. Per la cronaca, questa legge all'epoca non aveva eguali a livello italiano e, per quanto ne so, ma potrei essere contraddetto, neanche europeo. È stata tuttavia abrogata dalla legge regionale 46 del 2004, dove scompare ogni riferimento alla tutela delle lingue degli immigrati. Quindi dobbiamo chiederci come possiamo pensare di salvare la nostra identità se non siamo pronti a tutelare quelle di chi dovremmo accogliere. L'attuazione di politiche linguistiche miopi possono avere conseguenze anche grottesche, che ridicolizzano le amministrazioni stesse che le hanno condotte. Il fallimento dell'autarchia linguistica fascista, di cui qui vi riporto qualche esempio, ne sono una riprova. Infine, e qui mi accingo davvero a chiudere, mi permetto di citare un'intervista concessami dal professor Toso, è apparsa sulle pagine del Martello del Fucino l'8 luglio del 2019. Alla domanda, come possono i singoli cittadini, la comunità e le istituzioni valorizzare i dialetti locali senza scadere in manifestazioni più dannose che utili alla salvaguardia della lingua? E il professore rispondeva, cito, acquisendo appunto quella consapevolezza. Fino a tempi recenti il dialetto era un obbligo, non una scelta. Un uso linguistico che ti confinava fuori dalla storia, fuori dall'economia, fuori dal progresso. Oggi,
a mano che l'acquisizione generalizzata dell'italiano è un dato di fatto, per quanto lo spazio riservato al dialetto si sia fatto più limitato, esso può comunque mantenere e recuperare funzioni comunicative e no di rilievo nel momento in cui lo si sceglie e lo si accetta come elemento di ricchezza espressiva, come patrimonio culturale. Per questo è importante fare una corretta informazione sulle parlate locali, evitando rigurgiti puristici e dialettofobi, da cui è ancora affetta una parte dell'Accademia Italiana, evitando al tempo stesso la fuga nel dialetto, come fenomeno regressivo di chiusura identitaria fino a se stessa. Il valore della pluralità linguistica deve entrare a far parte del nostro orizzonte culturale, così come, ad esempio, siamo ormai consapevoli dell'importanza della biodiversità. Fine della citazione. Dobbiamo dunque capire che tutelare il dialetto non significa salvare la lingua della nonna, dei contadini, dei cafoni o degli ignoranti. Dobbiamo capire che mantenendolo vivo non solo ci dotiamo di uno strumento comunicativo ed espressivo ulteriore, ma ci rendiamo partecipi di un vero e proprio atto di eroismo, perché ogni volta che una lingua scompare, ogni volta che quindi anche un dialetto scompare, scompare con essa un intero modo di vedere e di descrivere le cose del mondo. E questo noi non lo vogliamo, non lo possiamo e soprattutto non lo dobbiamo assolutamente permettere. E con questo ho finito. Grazie mille, Enzo. Intervento 24 minuti, eh? Bravissimo, sei stato proprio preciso, un orologio. Ti ringrazio perché secondo me davvero è importante parlare di questo tema dei dialetti. Soprattutto, ecco, forse a maggior ragione in un posto come Avezzano, che diciamo la situazione storica è un po' particolare rispetto al resto della Marsica per i vari avvenimenti. C'è subito Davide che è entrato a gamba tesa e chiede dei fun facts che hai saltato all'inizio. Ah, vabbè. È entrato a gamba tesa. Siete sicuri che volete ascoltare? Vabbè, no, non so quanto sia. Anche Jacopo, qua ci scrivono, vogliono sapere. Ok, vabbè, grazie. Allora, visto che insistete, ve li racconto a questo punto. Poi sono fan per me, magari sono tutte cose cringe per voi, però ve le dico. Anche queste me le ero scritte, però insomma adesso abbiamo finito, quindi ve le dico così come me le ricordo. Niente, io comunque prima di parlarvi dei dialetti in quanto tali, volevo pure dire due cosette su chi aveva parlato della dialettologia prima della dialettologia. Intanto grazie ai due amici che mi hanno fatto domande, cioè che mi hanno chiesto questa cosa. Uno di questi fu Dante. Dante è riconosciuto come il primo dialettologo ante litteram 600 anni prima che la dialettologia, forse 500, prima che la dialettologia fosse davvero inventata, perché lui in quest'opera, che è il De Vulgari Eloquentia, perdonerete la mia pronuncia restituita, ma è l'unica che tollero, che scrive nei primi anni dell'esilio, lui, quindi 1303-304, non si sa bene, come non si sa niente di Dante in realtà, e lui scrive questo trattato in latino, perché era per le persone colte, nel quale ci dice: ok, abbiamo iniziato a scrivere in volgare, ma quale deve essere il volgare per l'Italia, per la letteratura italiana? Qual è il volgare più illustre di tutti? Il significato che lui dava a illustre era, vabbè, lasciamo stare, era molto dantesco. Comunque, e lui in questi quattro libri, di cui tra l'altro ci arriverà solo il primo, poi a un certo punto lui a metà del secondo si interrompe per scrivere quella robina che poi prenderà il nome di Divina Commedia. Nel primo libro, fra le diverse cose, si mette a descrivere quali sono i volgari toscani, perché all'epoca non si chiamavano dialetti, cioè tutte le parlate d'Italia erano volgari. Ho detto volgari toscani, volevo dire volgari italiani, scusate. E come vedete nella foto a sinistra, in cui c'è un Dante molto triggerato, gli fanno tutti schifo praticamente. Il romanesco è il turpiloquio, il siciliano è pronunciato con troppa lentezza. Addirittura i dialetti toscani
sono parlati da persone rimbecillite dalla loro demenza che arrogano a sé il titolo del volgare illustre. Qua stava un po' rosicando, immagino, e immaginano pure quelli che, come dire, sono sicuramente più tantisti di me, perché stava in esilio da poco tempo e quindi non gli erano molto simpatici i suoi ex cittadini. Come dire, commovente da un lato vedere come Dante era figlio del suo tempo, perché non coglie ad esempio il fatto che i volgari e il latino erano strettamente imparentati. All'epoca si pensava che il latino fosse una lingua creata dai grammatici, ok? Così che tutti quelli studiati potevano parlare fra di loro in ogni luogo, in ogni tempo. Era la lingua dell'alta scuola, il latino. Ma non era una lingua naturale, l'avevano fatta persone importanti, intelligenti e brave. Mentre i volgari, appunto, si evolvevano per bocca del popolo. E questo è un errore di prospettiva che però ci potevamo attendere da un uomo del 1300. Ciò che non ci saremmo attesi, invece, da Dante, questa era la seconda slide, sono state delle intuizioni che oggi lasciano a bocca aperta. Lui, ad esempio, identifica che quelle che definisce parlate del si, do, il e doc, che sono italiano, francese e provenzale, avevano una stessa origine, erano in qualche modo imparentate. Parliamoci chiaro, queste cose oggi più o meno le sappiamo tutte, ma prima di Dante non le aveva dette nessuno. Ok? Oggi tutti sappiamo che l'acqua può essere calda o fredda, ma qualcuno ce l'ha dovuto dire, ce l'ha dovuto spiegare all'inizio come l'acqua calda diventa fredda e viceversa. Nel secondo punto vi ho messo uno stralcio direttamente dal De vulgari eloquentia, in cui lui dice che fondamentalmente ci fa capire che a ognuno la propria lingua materna sembra più bella di quella degli altri. E queste pure sono cose più o meno oggi risapute, ma di cui lui già ci parlava nel 1304, 1305. Terzo punto. Lui individua nel De vulgari eloquentia 14 dialetti, 14 volgari, ma lui sa che sono molti, molti di più di quelli che ha individuato lui, che comunque non poteva conoscere tutti. E infine, l'ultimo punto è quello in cui lui ci fa capire che uno stesso dialetto, una stessa parlata, magari di una grande città, può variare. Okay, anche all'interno della stessa città, dove ci dice che insomma quelli di Bologna, di Borgo San Felice parlano diversamente da quelli di Strada Maggiore. E comunque la microvariazione dialettale all'interno delle città è stata studiata scientificamente e approfonditamente e con i mezzi moderni non prima della metà del Novecento. Quindi sì, Dante qualche come dire, cantonata la prende nel De vulgari eloquentia, però dimostrava pure di avere una raffinatezza che ancora oggi si dimostra contemporanea, ma come tra l'altro è tutto Dante. Poi vi avevo messo questa su Silone, che lui non è stato un linguista, è stato solo uno scrittore, però in Fontamara, in due stralci, dimostra, cioè lui ci parla di due fenomeni abbastanza fondanti della sociolinguistica. Uno è la diglossia, ovvero il fatto che all'interno, diciamo così, di una comunità linguistica, ma anche di una sola persona, si può, quando la comunità è almeno bilingue, come noi che siamo italiani e dialettofoni, almeno, ok? Generalmente una lingua viene usata nei contesti formali, l'italiano. Okay? Una lingua in quelli più bassi, e lui in Fontamara ce lo dice: la lingua italiana per noi è una lingua imparata a scuola, come possono essere il latino, bla bla bla. È una lingua straniera, una lingua morta, una lingua il cui dizionario, la cui grammatica si sono formati e così via. L'altro fenomeno di cui Silone ci parla, senza saperlo descrivere ovviamente, è il cosiddetto Ausbausprach, ovvero la lingua per me lo ricordo in tedesco, non me lo ricordo in italiano, la lingua per. Vabbè, mi verrà mentre parlo. Comunque, una lingua è Ausbausprach quando è in grado di parlare di qualsiasi cosa, ok? Questo pure ci aiuta a distinguere le lingue dai dialetti. Anche se una lingua parlata da 7 milioni di persone, come il napoletano, ok? Ha una lunghissima storia, ha una letteratura, ha le sue grammatiche, ha i suoi vocabolari, non potremo scrivere un
trattato, un saggio, un articolo di fisica o neanche di filosofia, se volessimo, in napoletano, perché non ha le parole, ok? Lingua per elaborazione, è Ausbausprache, appunto, perché non è in grado di parlare di tutto il napoletano, poiché non ha mai potuto sviluppare un vocabolario in grado di parlare di tutto. Qualcuno ritiene che oggi l'unica vera lingua per elaborazione sia l'inglese, perché anche i testi scientifici di molte discipline, si pensi alla medicina, si pensi all'economia, oramai vengono scritti solo in inglese e qualcuno, dovendoli scrivere in italiano, alla fine finisce per usare più parole inglesi che parole italiane e quindi li usa, li scrive direttamente in inglese. E Sirone appunto ci dimostra come nel fontamarese non ci fossero le parole per definire l'usignolo, perché appunto, essendo un dialetto, non era elaborata al punto di poter avere una parola per l'usignolo, che per quanto mi riguarda è cillit, però Silone o non la conosceva o la ignorava. E penso di aver risposto, sì, perché poi cominciano le soglosse e quindi... Enzo, ci chiedono se per caso sai da dove proviene la parola allappacino, non so se l'ho letto. Allora, il mio timore più infondato, voglio mettere le mani avanti e ce le metto così, ok? Non so rispondere a queste domande, onestamente, perché ogni dialetto fa storia a sé, ogni parola fa storia a sé, quindi a meno che non mi si chiede una cosa che mi sono letto ieri, ok? O che mi è finita sul dialetto di Venere. No, ma pure le parole del dialetto di Venere non so da dove vengono, perché, come dire, nessuno li ha mai studiati veramente questi dialetti, e quindi non è che c'è questa enorme bibliografia su cui formarsi. Poi, tra l'altro, l'appacino è la parola? All'appacino, All'appacino, tra l'altro non l'ho mai manco sentita, cioè io conosco il verbo allappare. All'appacino. No, mi dispiace, non so rispondere, e come dire, per quanto le domande siano benvenute, pregherei, come dire, i gentili spettatori e spettatrici di non farmi domande di natura etimologica, soprattutto perché a dire scemenze sull'etimologia è molto facile, ok? E io non vorrei correre quel rischio, diciamo, vorrei perseverare un po' di dignità, ecco. Neanche io l'avevo mai sentita, onor del vero. Prego. Allora, ci sono un paio di domande da parte di Chiara. Prego, Chiara. Ciao, ecco, un attimo. Ciao Enzo, in realtà io e Enzo ci conosciamo, che siamo colleghi, ma ho un paio di domande che penso possano interessare chiunque stia ascoltando Era questo brava, eh? video. Molto interessante, tra l'altro, quindi complimenti. Allora, Grazie. la prima domanda è proprio più centrata sulla linguistica, cioè quando è che storicamente si è iniziato a parlare di dialetti? Cioè, quando i volgari esattamente sono iniziati a essere definiti dialetti? Perché da quello che ho capito, Dante non li chiama dialetti, No. e comunque, ad esempio, in linguistica francese non si chiamano dialetti, si chiamano patois e sono una cosa completamente diversa. La seconda domanda è più un topic, e il topic è dialetti e internet, che so che si apre tipo il vaso di Pandora. Però stavo pensando, soprattutto quando parlavi alla fine della conservazione, della preservazione dei dialetti, poi del dialetto marsicano in particolare, eccetera, eccetera. Le curiosità mie sono due, in realtà. La prima è se internet sta effettivamente spingendo verso una standardizzazione dei dialetti, verso lingua regionale o verso l'italiano, quindi c'è, cioè, che effettivamente non concede spazio ai dialetti. E dall'altro lato si vede ora l'emergenza di un sacco di gruppi Facebook dove si parla di dialetti e lingue minoritarie, e dove molte volte ci sono degli interventi molto belli, delle discussioni molto belle in cui si parla anche dialetto e si scrive dialetto, che è una cosa molto difficile, perché ad esempio il dialetto abruzzese, io sono pescarese, per me scrivere il mio dialetto è molto difficile perché non l'ho mai scritto, perché il dialetto è quasi esclusivamente parlato.
Quindi ci sono queste cose molto belle e poi c'è la cosiddetta fantalinguistica, quella che Verageno chiama la fantalinguistica e quindi etimologie inventate, eccetera, eccetera. Non lo so, opinions, io l'ho buttata lì. Poi ti ho messo un po' in difficoltà, scusami. Quanto tempo abbiamo? allora, primo punto. Il primo punto, secondo me, quando nascono i dialetti, va visto in una doppia prospettiva, ovvero da volgari a dialetti nell'opinione, come dire, degli studiosi, ok, o degli eruditi, si è passati abbastanza presto. Cioè già Bembo, quando nel 1500 dice d'ora in avanti l'italiano è questo, con Dante, Petrarca e Boccaccio, ma Dante un po' meno perché era troppo sperimentalista, tutto il resto basta, no, non lo vogliamo più, non esiste, fa schifo. E quindi se già, cioè, se non si può parlare di glottofobia, no, già nel 500, di certo i romantici, cioè nell'Ottocento, gli hanno dato una bella botta, perché nell'Ottocento, dopo la Rivoluzione Francese, come dire, i re, è politica e sociale la cosa, cioè secondo me, ma pure secondo qualcun altro. Allora, la Rivoluzione Francese ammazza il re, ok? Quindi la gente dice, il re non sta più... Penso, sento un turbo dell'altro, sbaglio. Cioè... Cosa? Ci sentiamo? Pronto? Ci sentiamo? Vi sentite? Sì, sì, vi sentite. Cioè, io vi sento. Jacopo, mi senti? Sì, sì, anche io mi sento. Qualche problema. Ok. Dicevo, Rivoluzione Francese, decapitano il re, quindi il re non è più Dio in terra. E quindi chi aveva il potere doveva trovare un altro modo per, come dire, controllare le masse. Perché fino alla Rivoluzione Francese c'erano i re e i re potevano fare ciò che volevano. Dopo la Rivoluzione ci sono i re e i re si decapitano. Ok, quindi come facciamo a convincere le persone che possiamo ancora controllarli? Ci inventiamo le nazioni. Ok, ci inventiamo le nazioni, però ci vogliono dei pilastri a cui far aggrappare le persone. E quali sono questi pilastri? Un popolo, un territorio, una lingua. Okay? Ci dobbiamo sentire tutti italiani perché così tutti quanti possiamo parlare la lingua italiana. Quindi già quando si vengono a formare gli stati-nazione, i dialetti vengono ancora messi più in difficoltà. Sì, Chiara, l'ho fatta apposta la cosa del decapitamento. Vengono messi in difficoltà. Chiaramente le politiche fasciste non fecero nulla per aiutare, non ve l'ho messo in slide, ma fra le varie cose le politiche di autarchia linguistica fascista non erano solo contro i forestierismi, e come dire, il fatto che certe tendenze ci siano anche oggi lascia tutto dire, ma erano vere e proprie campagne glottofobiche, ok? L'uso del dialetto era vietato. Fortunatamente la storia ci insegna che ogni volta che obblighiamo un popolo a parlare in un modo o in un altro modo, dopo c'è la resistenza e sappiamo come va a finire. Quindi, come dire, è stato un lento declino, lento ma inesorabile declino. Purtroppo poi dall'epoca fascista la glottofobia non ce la siamo più tolta di dosso. E soltanto ultimamente c'è stata questa sorta di rivalutazione, ultimi 10-20 anni. E da un punto di vista linguistico, Chiara, cioè, lo sai, non te lo devo dire io, mi hai fatto la domanda per farmi uscire la cosa di pavone. Vabbè, la dialettologia si studia scientificamente più o meno dalla metà dell'Ottocento con Ascoli, poi Merlo, Rolfs, ma di queste cose parliamo io e te in privato, in caso. E perché mi piace di più la seconda domanda che mi hai fatto? È risaputo che l'internet, almeno nelle fonti che ho letto io, che non sono il Corriere del Corsaro.it, ma insomma sono fonti la cui autorità è di massimo rispetto, l'internet ha fatto bene ai dialetti, perché ora non ricordo il volume, proprio oggi lo stavo cercando, non ricordo il volume, ma ricordo benissimo il passo. Qualcuno diceva l'elemento locale per eccellenza, che è il dialetto, ha trovato vitalità nell'elemento globale per eccellenza, che è l'internet.
magari voi adesso siete giovani e, come dire, certe cose ve le siete perse, ma 15-20 anni fa ci si imbatteva in un sacco di siti scritti in occitano, in veneto, in napoletano, ok? Perché la gente voleva parlare il proprio dialetto su internet. Per parlare magari di esempi più spiccioli, pensate a tutte le volte che voi vi scrivete in dialetto su WhatsApp. E magari uno vi dice no, l'angivala è perché ci ha messo la U, perché non si fa così, non si fa colà, ma questa è tutta un'altra storia. E infine, collega Paolini, l'internet, cioè, secondo me hai detto tutto tu, questi gruppi, allora quando si vuole salvare una lingua, quando si vuole tutelare una lingua o un dialetto, come prima cosa, allora la primissima cosa è la trasmissione intergenerazionale, ok? Se una lingua non la insegni ai tuoi figli, la lingua muore. Poi ci sono tanti altri fattori, e questi però ruotano tutti attorno al fatto che è la comunità linguistica che deve voler salvare una lingua. Se non la vogliono salvare i parlanti, ok? La lingua non la parla più nessuno, non la insegnano i figli e muore. E quindi ho girato attorno per dire che è bello che ci sia dibattito sui dialetti, su internet, è bello, come dici tu, che c'è magari il poeta dialettale che non avrebbe conosciuto nessuno se non avesse scritto le sue poesie su internet. Questo fa tutto bene alla salvaguardia e alla tutela, alla revitalizzazione, se così vogliamo definirla, dei dialetti, però ecco, forse quello che volevi dire tu è che a volte manca un po' il rispetto per chi certe cose le studia, e quindi magari c'è un po' la pretesa da parte di chi non le studia di avere delle posizioni che non può avere, perché uno parla dialetto e è convinto di potersi esprimere tecnicamente su quello che è il proprio dialetto solo perché lo parla, così come io o voi possiamo parlare di cardiologia perché abbiamo un cuore, o di astrofisica perché viviamo nell'universo. No, ognuno passa anni e anni a studiare determinate cose, anche se ve le dice su internet, dategli o datele retta. Ecco, poi per il resto possiamo discutere di dialetti quanto vogliamo, ma ognuno il suo, ecco. Grazie mille. Grazie a te. Enzo, ci arriva una domanda da Facebook. Innanzitutto ti ringraziano per il bellissimo intervento. Hanno una domanda sul concetto di lingua e di dialetto. Cosa ne pensi di questa recente diatriba, apertasi anche in Italia, che vorrebbe parlare di lingue regionali, non più di dialetti? Sembra anche che definire l'abruzzese o il calabrese lingue regionali sia in terribile contraddizione, ad esempio, con la loro enorme variabilità, ovvero l'esistenza di più tipi di abruzzesi e calabresi. Tu che cosa ne pensi di questa? La domanda è interessante, ben posta, però forse c'è un equivoco di fondo, perché molto dipende anche, parliamoci chiaro, la dialettologia non è, io sono prima di tutto un linguista, poi, come dire, per disponda dialettologo. La dialettologia e la sociolinguistica non sono chiaramente scienze esatte, non sono scienze che seguono una sola linea, quindi ci sono diverse correnti di pensiero, come deve accadere nel dibattito scientifico, e per quello che so io, per quello che ho studiato io, c'è una netta differenza fra dialetto, lingua regionale e lingua nazionale. Sulla differenza fra dialetto e lingua siamo tutti d'accordo. La lingua regionale, ecco, il napoletano è una lingua regionale, chiaro. Il piemontese è una lingua regionale. Sono dialetti rispetto all'italiano, su questo non ci piove, però hanno tutti i caratteri delle lingue regionali. Quando è che una lingua si può dire regionale? In un milione di modi, ma quando, ad esempio, determinati tratti iniziano a fiorire, ok? Anche nella letteratura e anche nel parlato di parlanti colti. Se voi sentite una persona plurilaureata, ok, di Napoli parlare con Mattarella o con il Papa, quello vi parlerà un italiano fortemente connotato da tratti napoletani, perché comunque è
una varietà molto pervasiva, molto sentita, molto voluta dai parlanti. E dunque, come dire, da quello che so io, non c'è in realtà diatriba fra dialetti e lingue regionali. Non ce n'è tantissima nella comunità accademica, per quello che so io. Poi, se si sviluppa nei gruppi Facebook, sui giornali, perché cioè, comunque sentiamo spesso articoli che dicono il napoletano è una lingua, lo dice l'UNESCO, il piemontese è una lingua, per queste ragioni. Tu le avevi viste quelle slide, no? Ne avevo inserite pure alcune sul fatto che il romagnolo fosse una lingua, perché lo insegnava sto professore. I limiti sono sempre sfumati, spesso. Ma quindi esiste o non esiste una grammatica? Associata ad un dialetto, voglio dire, un dialetto preso a caso qualsiasi ha un modo preciso e corretto delle regole per essere scritto? Ok, là dipende dalla storia e dalla comunità. Il piemontese, ad esempio, allora, dal punto di vista teorico, tutti i dialetti hanno la loro grammatica, perché funzionano in un determinato modo, ok? Poi ci sono alcuni dialetti o alcune lingue regionali per le quali è stata codificata una grammatica. A differenza di quello che pensa qualche scuola di pensiero, la grammatica, secondo me, non è proprio innata, e guardo a Chiara Paolini, però secondo qualcuno lo è, ma è un prodotto di chi parla quella lingua, e è sempre rivedibile. Qual è la differenza, parliamoci chiaro, fra avezzanese e piemontese? Che in piemontese hanno scritto tanto di più, sono tanti di più che lo parlano, e a un certo punto qualcuno ha scritto la grammatica del piemontese. Mettere nero su bianco le regole di una lingua o di un dialetto aiuta a codificarla. Se un giorno qualcuno si sveglia e scrive una grammatica del venerese, che è il mio dialetto, il venerese avrà fatto un passo in più verso la standardizzazione con due virgolette grandi così. Quindi, da un punto di vista teorico, ogni dialetto ha la sua grammatica. È chiaro che quando la metti nero su bianco, dai prima di tutto ai parlanti una norma da seguire, che è già tanto rispetto a non averla. Perché se tu c'hai una grammatica, dici il piemontese si parla così, ce lo dice la grammatica del piemontese. Se non ce l'hai, il dialetto evolve da solo, libero, per bocca dei parlanti. Spero di aver risposto, so di aver fatto un po' di confusione, ma forse ho centrato il punto. Sempre da Facebook ci suggeriscono che la pagina è una zona di ombra. La pagina? È una zona di ombra. Ok, adesso lo so. Adesso lo sai, la prossima volta... Grazie, grazie. Segnalo. Me lo metto come nome. Enzo, Appagino Santilli. Io, Enzo, avrei... qualche domanda, cioè nel senso, in realtà... Ecco, quello che volevo capire meglio con te, l'abbiamo detto un po' prima, però vorrei un po' fare un po' un punto di... perché alla fine ti sei concentrato sul come dobbiamo preservare il dialetto. Io volevo capire meglio anche, cioè, qual è l'importanza di valorizzare un dialetto, di non far scomparire un dialetto. Perché io penso che in qualche modo questo sia legato anche con, beh, lo sai, sono l'avezzano, non farsica sharing, però ecco, l'avezzanese per esempio è uno di quei dialetti che secondo me oggi non conosce praticamente nessuno, e questo diciamo che in qualche modo per me è anche legato un po' alla, cioè si ricollega anche a, forse alla mancanza, no, di una vera identità, di una forte identità, ecco, nel nostro territorio. Non so se questa è una cosa vera e può essere collegata comunque l'identità di un popolo, diciamo, alla conoscenza di una lingua. Quindi volevo chiederti meglio, secondo te, qual è il valore aggiunto che porta il dialetto, che può portare il dialetto alla nostra zona, e cosa possono fare magari anche a livello, cioè, a livello di comuni, a livello istituzionale per valorizzarlo. Ok, bisogna partire dal presupposto che Avezzano è una zona complicata, ok? Perché prima di tutto è zona di frontiera fra i dialetti
meridionali, e spero che la vediate, che non stia puntando su vuoto, fra i dialetti meridionali e quelli mediani. E ogni volta che sta qua, a Vezzano, ogni volta che ci si trova in una zona di contatto, succedono sempre i casini più assurdi, ok? Quindi non è così facile, prima di tutto, dire che cos'è l'avezzanese. Certo, se qualcuno un giorno volesse fare il linguista e descriverci l'avezzanese da capo a fondo, io sarei molto felice, me la leggerei quella tesi di laurea. Soprattutto ad Avezzano c'è stato il terremoto, e una delle poche ragioni, cioè si parla spesso di, non so, l'italiano scomparirà sotto l'inglese, eccetera, eccetera, morirà... Una delle poche ragioni per cui una lingua può davvero, davvero estinguersi immediatamente è quando succede una catastrofe, cioè quindi o per le guerre o perché muoiono quelli che la parlano tutti immediatamente. E ad Avezzano questa cosa è successa, quindi prima di tutto l'avezzanese che c'è stato dopo il 1915 non è stato l'avezzanese, vi parlo del dialetto, non è stato l'avezzanese che c'è stato prima del 1915, perché ad Avezzano poi sono andate a vivere persone che non erano di Avezzano, e quindi per forza di cose il dialetto è cambiato, primo punto. E secondo punto, che mi dicevi, perché è importante perseverarlo per ragioni di identità? Sì, è fondamentalmente la conclusione a cui sono giunto. Non bisogna commettere l'errore, ok, di dire no, io il dialetto lo voglio perseverare perché è la lingua della mia nonna, è la lingua della mia terra, è la lingua, e così via. O meglio, quello può essere una ragione, ok? Secondo me la ragione da cui partire per voler perseverare un dialetto è il fatto che è parte di noi, ok? Come ho detto in conclusione, se una lingua muore, un intero modo di descrivere le cose del mondo non esiste più. Non voglio fare del relativismo linguistico, però nella mia tesi, per la mia tesi di magistrale, ho intervistato delle persone abruzzesi, anzi marsicane, e una di queste, parlandomi del dialetto, mi disse: come lo fai a dire in italiano che uno te la susta? Ok? Tenere la susta lo puoi dire in italiano, però non è la stessa cosa, ok? E quindi anche se soltanto per salvare l'espressione tenere la susta, ok? Anche se è un solo motivo, è un ottimo motivo per salvare l'avezzanese. Anche solo per quello. Grazie, grazie mille. C'è una domanda da parte di Federica, prego Federica. Buonasera a tutti, non accendo anche la videocamera perché è stata una lunga giornata e vi risparmio la mia vista del pigiama a fiori. Comunque è un piacere Enzo, io sono una specie di collega, diciamo, perché mi sono laureata all'Università dell'Aquila in lettere classiche, ho seguito a Volio sia alla triennale che alla magistrale, il corso è uno dei miei preferiti. E, diciamo, la mia non è una domanda tecnica, ma è una domanda proprio, diciamo, un po' più personale. E, in realtà... un po' si collega anche a quello che ti chiedeva adesso Giorgio, cioè cosa possiamo fare. E volevo chiederti se tu eventualmente saresti disposto a venire a scuola, io insegno al classico all'Ovidio di Sulmona, e secondo me una presentazione come quella che tu hai fatto questa sera sarebbe molto interessante per i ragazzi, e un po' anche questa idea di cosa possiamo fare per preservarlo, cioè incuriosire anche i ragazzi da un punto di vista più tecnico, più professionale, cosa significa. Loro lo parlano e non hanno idea, no? Molto spesso del valore proprio, lo parlano senza consapevolezza, possiamo dire. Quindi diciamo avvicinarli anche, magari penso soprattutto ai ragazzi del quinto, alcuni stanno valutando di prendere un percorso di lettere, magari la parola linguistica non l'hanno neanche quasi mai sentita a scuola, no? E invece è un mondo veramente affascinante. E l'hai presentato davvero in una maniera accattivante e divertente. Quindi, insomma, secondo me sarebbe accessibile anche dei ragazzi al terzo, anche loro sono molto curiosi, mi sembra davvero. E poi, non so, leggendo anche la domanda di Antonio, a scuola spesso viene proibito l'utilizzo del dialetto. Io penso a, mi è venuto in mente quello che mi diceva il mio maestro di pianoforte quando ancora andavo, tu puoi andare lenta nell'esecuzione di un pezzo, ma devi, se vuoi, sapere andare veloce. Quindi, cioè, le cose vanno fatte con consapevolezza. Si può parlare dialetto se si è consapevoli di parlarlo, ma
si deve anche saper parlare italiano, cioè non deve essere un parlo questo perché non sono più in grado di parlare la lingua nazionale, quindi soltanto questo. Grazie. Allora, grazie a te innanzitutto per tutto, per le domande. Anzi, abbiamo trovato un lavoro, vedi? Di questi tempi, insomma. Io chiaramente ti invito, l'accetto, poi ne riparliamo in altra sede, però non credo che intendessi in presenza, anche perché stiamo a 800 chilometri, è un po' complicata, ma comunque... Certo. ne riparliamo. E tutto ciò che tu hai detto è giustissimo. Però parliamoci chiaro, questa è materia delicata, nel senso che vallo a, e capisco esattamente quello che mi dici, però vallo a far capire a un genitore che se il bambino torna a casa e parla dialetto non è male, e cioè quello si incazza. Se tu sei l'insegnante, va dal preside, gli dice: no, tua figlia, la tua dipendente, a mio figlio gli dice le cose sbagliate, che deve parlare dialetto. Ora, la prima cosa per tutelare un dialetto, ok, non è far capire ai bambini che non è un problema, perché tu mi insegni, io mi permetto di darti del tuo, perché insomma, certo, colleghi, tu mi insegni che i bambini sono molto più intelligenti di noi per afferrare determinate cose. Sì. Quindi non è farlo capire a loro che con tua nonna, con i tuoi amici, quando vai a giocare a pallone, puoi parlare dialetto, ma se stiamo facendo la recita, ok, natalizia, non parli dialetto perché sono due situazioni diverse. Loro questo lo capiscono. Va fatto capire ai genitori. Guarda, due aneddoti ti voglio raccontare. No, due aneddoti, due fatti. Primo, in Norvegia hanno due lingue ufficiali, insomma è tutto un casino, visto che è già un casino a livello di lingua ufficiale, ai bambini, ok, non viene detto non parlate in dialetto a scuola. I bambini a scuola, anche lì ci sono diversi dialetti, possono parlare il dialetto che vogliono. Certo, immagino che non ci sia la distanza che c'è fra un siciliano e un veneto con un maestro di Roma, se no nessuno capisce più niente. Immagino bambini che parlino dialetti simili. Perché la lingua standard, l'avvicinamento alle lettere, viene fatto gradualmente. Più il bambino va avanti, più impara piano piano la grammatica, poi la letteratura e poi le cose più complicate. E l'ultima volta che ho controllato, i bambini norvegesi crescono sani e felici, e spesso anche, come dire, accademicamente più proficui di quelli italiani. Quindi il fatto che il dialetto entri a scuola non è assolutamente un problema, e ci sono stati virtuosi come la Norvegia che lo dimostrano. D'altro canto, per la revitalizzazione dell'ebraico moderno, che stava morendo, hanno deciso di fare il contrario. L'hanno insegnato ai bambini e i bambini l'hanno insegnato ai genitori. Perché quando un bambino ti va a casa e fa capire al genitore, ok, che quella cosa è importante per la comunità, per lo Stato, per la nazione, il genitore lo capisce. Ma quello dell'ebraico è un mezzo miracolo che è successo. Noi ovviamente ai genitori non potremmo mai dire fate parlare ai vostri figli in dialetto. Che cosa possiamo fare per loro? Cioè, ci giro attorno, ma non ci arrivo a dire facciamo un paio d'ore di dialetto a scuola, perché comunque lo si ridurrebbe, sì, a ciò a cui non va ridotto. Cioè, questo è come parlava tua nonna, vedi quando era bello ai tempi, all'epoca. Si può far capire ai bambini che il dialetto è qualcosa di importante a cui devono ricorrere, non sono obbligati a ricorrere, ma a cui possono ricorrere in determinati momenti senza che ci stia stigma sociale. Poi, se voi insegnanti, e te lo dico veramente con tutto il rispetto che ho per il corpo a cui appartieni, il rispetto e l'invidia anzi per la pazienza che ci avete, riusciste a farlo capire pure ai genitori, quello sì che sarebbe un mezzo miracolo. Beh, i problemi sì dei figli sono sempre i genitori, quindi questo è assodato. Grazie comunque. Grazie a te. Enzo, c'è una domanda interessante da Facebook. Come si fa a preservare il dialetto quando tanti paesi stanno scomparendo? Questa è una bella domanda, soprattutto per la zona. Non si fa. Le lingue vanno con i parlanti. Cioè, le lingue vanno appresso a chi le parla. Se Venere fa 600 persone, se ne vanno tutti da Venere,
saranno 600 persone che parleranno venerese da soli o in famiglia nel resto del mondo, e nell'arco di un paio di generazioni, lo insegna ai figli, i figli lo insegnano ai nipoti, ma lo imparano sempre di meno, e il dialetto si perde. È chiaro, è quello che ho detto prima, bisogna applicarlo ad ogni ipotesi. La lingua si salva se la comunità lo vuole, prima di tutto. Ma se non c'è la comunità, ci servono tre sono gli elementi. La comunità, che vuole salvare la lingua. Le istituzioni, prima non ho risposto alla tua domanda sulle istituzioni, che si adoperano, e i linguisti, cioè il dito medio era per dire numero tre, e i linguisti, che vi spiegano come mettere tutto ciò nero su bianco. Se queste tre anime sanno collaborare, le lingue le salvi. Okay? Il latino dolomitico, che è, cioè, lì hanno una varietà molto simile a quella della marsica, sono tante parlate diverse, che però fanno tutte capo a un unico ceppo, diciamo così. Il latino dolomitico ha trovato una sua forma standard, cioè hanno detto a un linguista: dicci come dobbiamo parlare, dicci come lo dobbiamo scrivere, ci fidiamo di te, e questo ti ha scritto la grammatica del latino dolomitico. Cosa che in marsica non potrai mai fare, per carità, perché se vai a uno di Celano di dire ye, o a uno di Avezzano di dire gli, cioè si accoltellano a metà strada. Però appunto lì non c'è la comunità che vuole questa cosa. E quindi, se non c'è la comunità, se i paesi scompaiono, il cesolano è il paese di mia nonna, fa 33 parlanti, ma di questi chissà quanti parlano cesolano. Il cesolano è un dialetto estinto, fondamentalmente. Cioè, bisogna starci, bisogna parlarlo. In qualche modo, quando parlavo prima di identità, mi riferivo anche un po' a questo aspetto comunitario, no? Cioè, che non so se appunto può essere correlato, però ecco, questo aspetto di comunità che manca l'ho notato anch'io. E c'è un'altra domanda da Facebook, che oggi da Facebook arrivano tantissime domande, quindi sei una celebrità. Sì. Chiedono: cosa ne pensi delle compagnie teatrali in dialetto? Cioè, ottimo. L'educazione del dialetto tramite le compagnie teatrali. Una splendida cosa. La letteratura, e quindi l'arte, comunque il teatro, è un grande volano per il mantenimento del dialetto. Ecco, purtroppo, guarda, l'unica pecca, io ho visto delle rappresentazioni teatrali, l'unica pecca che ci vedo, però lo giustifico, meglio averle così che non averle per niente, è che al dialetto, e questa è una tendenza che si vede spesso pure al cinema, viene sempre un po' riservato il ruolo comico, di battuta, di macchietta, ok? Ci sono delle splendide rappresentazioni in dialetto che sono drammatiche e va bene, però a me è capitato spesso di vedere rappresentazioni dialettali comiche, e tu mi dirai: faccio il teatro dialettale, è ovvio che lo faccio comico. Non dovrebbe essere così ovvio, ok? Perché se no appunto si risvilisce il dialetto, quindi bellissimo che esistano, continuate a farlo, se fate qualche dramma in più, secondo me fa bene al dialetto. Te ne la susta, è quella che c'è tu, Jacopo. Spiego agli amici che ci seguono da Facebook, nella chat hanno... Ah, perché loro non la vedono la chat. No, dovrebbero vederla, però magari non si vede, non la vedono bene come noi. Chiedono che cosa significa tenere la susta. E io non lo so dire in italiano, perché appunto tenere la susta è, che ti posso dire, quando io per genitore 1 e genitore 2 devono uscire, ok? Il marito va di fretta, la moglie invece va ancora calma calma, e gli fa: oh calma, di che te la susta? Ecco, che c'hai la fretta, che c'hai la voglia di andare, questo è tenere la susta. Così, cioè, non esiste un vocabolario. Questa è la domanda più difficile che ti potevano fare, dice Davide. Sì, decisamente.
Comunque, veramente questo incontro sui dialetti, secondo me, questa tua diciamo, presentazione è stata molto interessante e secondo me può aprire veramente anche una serie di incontri, perché ci sarebbe molto da approfondire. No, io tutto quello che so ve l'ho detto. Mi tiro fuori. No, dai, si va. È stato davvero interessante fare questo confronto con te, ti ringrazio. Chiaramente non è un tema facile, cioè, come hai detto tu, c'è gente che studia i dialetti, impiega anni, insomma, a studiarli, però è stato bello, secondo me, anche parlarne in questa, diciamo, veste un po' meno seria, no? Nel senso... Sara, lo puoi dire? No, vabbè, nel senso in maniera meno didattica, ecco, quindi secondo me è bello anche parlarne tra compaesani. E se non ci sono altre domande, io ne approfitto per ringraziarti e per ringraziare anche tutte le persone che ci hanno seguito da Facebook. E vi aspetto come sempre lunedì prossimo, ogni lunedì alle 21:30, e vi auguro buona serata. Posso anche io ringraziare chiunque ci ha seguito, grazie per il vostro tempo. Sì, su sta Brescia, bravo Stefano, sono più o meno sinonimi. Veramente grazie a tutti, grazie a Marsica Sharing, siete un progetto bellissimo, continuate così, anche se, come dire, il mio giudizio di certo non è quello che conta, però è uno in più e è sicuramente positivo. Grazie mille Enzo, grazie. Grazie anche Stefano per la perla finale.